Allora, appunto, io sono Chiara del comune di Sant'Orso, che è il comune capofila della rete per le politiche giovanili dell'Alto Vicentino. Vi dico due parole sull'origine di Esperienze Forti. L'origine di Esperienze Forti si trova in una scelta che hanno fatto alcuni amministratori qualche anno fa, che hanno appunto scelto di scommettere su voi giovani. E di farlo parlando di educazione civica e scommettendo sul volontariato, su esperienze di volontariato. Tra l'altro io preciso che non c'ero quando sono nate Esperienze Forti, c'erano delle altre persone, alcune che ci sono qui stasera c'erano già. Io vi racconto un pezzettino. Ecco, credo che pensando a Esperienze Forti a me è venuta in mente una macchina fotografica, no? Una macchina fotografica che dà una foto ai giovani e dà una foto agli adulti. Secondo me ai giovani dà una foto della società di adesso più completa, nel senso che chi di voi ha scelto di provare a spendersi con Esperienze Forti ha scelto di non restare in superficie, magari in quella parte di società che è tutto subito, quella che è tutto festa, ma c'è anche il festa, io non dico di no. C'è anche una fetta di società che però ha dei bisogni particolari, bisogni che possono essere i bisogni dei bambini, i bisogni degli anziani, dei disabili, ma anche i bisogni di un comune, vedi quindi le esperienze forti che si svolgono all'Informa Giovani piuttosto che in biblioteca, così via. Però credo anche che Esperienze Forti ci ha dato una fotografia a noi del mondo giovanile, no? Perché purtroppo tanto facilmente a volte si parla dei giovani con sfiducia. Ecco. Invece Esperienze Forti è un'esperienza molto concreta che parla con dei numeri, questo è Giovanni il mio amico, che stasera ci fa compagnia, parla con dei numeri molto chiari, non parliamo di una partecipazione di poche decine di voi, ma numeri che in questi anni sono via via sempre cresciuti. Quindi ben vengano queste proposte e poi ben venga il fatto che, e vorrei questo che lo capiste anche, che ci siano delle amministrazioni, dei comuni che decidono di investire su questo perché guardate che non è così scontato. Ecco, c'è un libro per dire che mi è caro, che si intitola, di Marco Tuggia, si intitola Non di solo mamma e papà vivono i genitori, no? Vivono i figli, scusate. E cioè vuol dire che i bambini, ma poi i ragazzi, gli adolescenti, gli adulti, c'è poco da fare, che i genitori lo vogliano o meno, sono inseriti in una società. Quindi c'è la mamma e il papà che può influire sulla loro educazione, ma c'è anche l'allenatore, ma c'è anche il parroco per chi frequenta la parrocchia, c'è lo zio pescatore, ci sono tutte le persone che gli ruotano intorno. Così credo che Esperienze Forti sia un pezzettino che è andato a inserirsi nel percorso che voi avete scelto comunque di compiere. Ecco, noi l'abbiamo proposto e voi avete scelto di aderirvi. Quindi vi ringrazio perché ci date una bella fotografia.